Mi devono ricoverare stasera. Ragazzi, mi devono urgentemente ricoverare stasera. Il finale più tragicomico della storia del calcio. Io credo di non avere mai visto una cosa del genere. Cioè, 87 minuti di noia in cui ero sostanzialmente stato lì sul divano. Un po' col telefono, un po' con le mani in testa, di vabbè dai, andiamo avanti, che tanto sto 0-0 è scritto nella pietra. E poi dall'87esimo in poi si sono concentrate le emozioni non di 90 minuti, ma di 4-5 giornate, più o meno. Partiamo dal gol. Ora, onestamente, dal replay a me sembrava irregolare, cioè io dal replay vedo effettivamente il tocco di mano, cioè l'impressione che ho è quella, poi la certezza non ce l'ho ed è per questo che l'arbitro sostanzialmente ha convalidato il gol secondo me, perché rivedendo le immagini da alcune angolazioni hai l'impressione che Pulisic effettivamente tocchi la palla col braccio, da altre no. Onestamente, secondo me la palla sbatte un po' sul braccio, ma come diceva Socrate, sti grandissimi cazzi e mi tengo l'1-0, anche perché avevo pure Pulisic al fantacalcio. Poi, panico. Panico totale, assoluto. Maignan espulso per intervento sfortunato. Sì, perché secondo me è chiaro, non c'era l'intenzione di entrare sul collo in quel modo. Però, ragazzi, cioè, è un intervento pericolosissimo. Cioè, se lo prende male, lì rischia di rompergli l'osso del collo. Cioè, quello è rosso, punto. Non c'è niente a cui appigliarci. Espulsione sacrosanta. E poi arrivano letteralmente 5 minuti con Giroud in porta. Sul palo ho visto le stelle, ho visto stelle, uccellini, ho visto tutto su quella traversa lì. Non so, lì veramente è sceso qualcuno a deviare quella palla proprio perché è una cosa fuori di testa sull'uscita di Giroud nella penultima azione, anche lì, uccellini, tutto. E finale, ragazzi, meraviglioso. Meraviglioso nella sua follia, tragicomico, perché purtroppo ha anche una parte di tragedia, perché noi sostanzialmente perderemo Maignan per la Juve. Allora, potevamo anche risparmiarci un po' di sofferenza finale perché l'arbitro sostanzialmente ferma Leao con la porta vuota per espellere il portiere del Genoa. Ho capito che era rosso, però lì Leao è uno contro un solo difensore del Genoa e la porta vuota. Tu lì fai continuare l'azione, poi si vede, poi al limite. Se devi espellere Martinez, lo fai dopo. Però va bene tutto. Proprio stasera va bene tutto. Cioè, ripeto, una partita folle. Completamente, completamente folle. Un finale che inimmaginabile, perché per 87 minuti, ripeto, era stata una partita di una noia totale e assoluta. In cui c'erano anche pochi spunti per fare un video. Io ieri ero stato molto chiaro. Non mi lamenterò di nulla perché giocare dopo 3 giorni, dopo aver fatto una trasferta a Dortmund, era letteralmente, non dico impossibile, però pretendere una grande partita era troppo. Mi sarei concentrato principalmente sui cambi di Pioli, si parlerà di quello, perché onestamente la gestione dei cambi stasera non è che mi abbia fatto impazzire. Togliere Chukwueze dopo 45 minuti, secondo me,
è una forzatura lasciare Jovic per praticamente 90 minuti in campo, secondo me è stata una forzatura e non dal punto di vista tattico, badate, perché il 4-4-2, che poi era un 4-2-4, secondo me ci stava. Ci stava perché una punta sola in mezzo a quei centrali lì del Genoa aveva poco da dire e poco da fare, soprattutto se la punta è Stojovic qua. Quindi ci stava la doppia punta per provare a renderci un po' più pericolosi. Però a maggior ragione avrei lasciato Cafor. Cioè, meglio un attacco o Okafor Giroud che un attacco Jovic Giroud per fare la doppia punta, perché Okafor perlomeno ha delle caratteristiche da seconda punta migliori, può attaccare la profondità meglio, può muoversi meglio. Ma Jovic stasera è apparso in difficoltà evidenti dal punto di vista fisico, è chiaro proprio che è un giocatore completamente da recuperare ancora. E mi è sembrato anche molto spaesato, cioè si è mosso poco, si è mosso male. Per carità, per la tipologia di partita che il Milan ha fatto in tutto il primo tempo, secondo me avrebbe fatto fatica anche Haaland oggi, non dico di no. Però era meglio lasciare Okafor, cioè se l'idea era proprio quella del 4-4-2 per sbloccarla, ci stava a togliere Jovic dopo 45 minuti e lasciare Okafor. Però alla fine è andata bene, alla fine l'abbiamo vinta e tutto passa in cavalleria. Tutto. Un attimo. Con la Juve senza Maignan, intervento sfortunato, espulsione sacrosanta e vabbè. Teo Hernandez, però, ragazzi, ora dobbiamo anche iniziare a fare un discorso su Teo Hernandez, perché un giocatore della sua esperienza e della sua caratura, che da diffidato prende un'ammonizione per un fallo di quel tipo, praticamente dietro il centrocampo, cioè, è una cosa di cui si deve iniziare un attimo a discutere. Cioè, io non so se determinate cose vengono puntualizzate a Milanello, se Pioli non affronti neanche lontanamente il discorso, però Teo ha preso 5 ammonizioni in 8 partite per falli stupidi e per proteste troppo esagerate, secondo me. Il dato sta iniziando anche a essere preoccupante, cioè Teo dovrebbe iniziare a darsi anche un attimo una calmata in quel senso, perché non puoi compromettere un campionato per andare a prendere delle ammonizioni di una stupidità incredibile, perché queste sono ammonizioni stupide e quella di oggi, tra tutte, forse è la meno peggio, perché perlomeno se l'è presa facendo un fallo. Cioè, in campionato ne avrà preso almeno un altro paio solo per le proteste. E l'avevo detto io che quelle lì sarebbero diventate pesanti. Però vabbè, tolto questo, ovviamente ci godiamo sto finale di una follia assoluta e totale, e soprattutto ci godiamo questo primo posto, insomma, molto gustevole. Molto gustevole, insomma, arrivare alla sosta da primi, onestamente, era una cosa che non mi sarei mai aspettato, lo ammetto. Però va bene, dai, tutto ci consente di passare una sosta allegra, tranquilla. Per carità, anche la prima era stata allegra, anche la prima è stata molto tranquilla, e poi il campionato è ricominciato con una tramvata incredibile. A sto giro vediamo di fare meglio, anche perché insomma, ritornando avremo un trittico che te lo raccomando. Juve, PSG, Napoli e tra l'altro Juve senza Maignan e Teo, lo ridico per la ennesima volta. Però ragazzi, stasera bisogna semplicemente godere, stasera bisogna solamente festeggiare, perché quello veramente abbiamo assistito a qualcosa di mai visto. Cioè, entrambi i portieri espulsi durante il recupero, cioè qualcosa di veramente folle. Cioè, una cosa che credo di non avere mai visto nella mia vita, onestamente. Cioè, allora,
vedere un calciatore di movimento come Giroud che entra in porta è una cosa che avevo già visto in passato, ovviamente. Ricordo Ciccio Lodi, ricordo Palacio. Insomma, è successo altre volte. Ma vedere entrambi i portieri fuori. E poi col Milan effettivamente non mi era mai successo, perché insomma un giocatore di movimento del Milan in porta a memoria non riesco proprio a ricordarlo. Se qualcuno qui sotto nei commenti può scriverlo, magari chi è più, dire, più vecchio di me, magari ha ricordi, diciamo, più, e dire, del calcio anni 80, anni 90, quella roba che non ho seguito io mai. Cioè, se in quel periodo è successo, scrivetelo, perché sono veramente curioso. Cioè, io nella mia vita un giocatore di movimento del Milan in porta non ricordo di averlo mai visto. Anche se in questo momento, insomma, tra l'euforia post-vittoria, il casino che ho fatto, insomma, è difficile riuscire a connettere e ricollegare e andare a ricordare una cosa di questo tipo. Ma comunque, ragazzi, io vi ringrazio infinitamente per aver visto questo video. Vi mando un bacio, un saluto. Sempre Forza Milan, mettete like, iscrivetevi, commentate e attivate la campanella. Un salutone e buonanotte a tutti.